La nuova rappresentanza è questo il tema del convegno organizzato da CNA Reggio Emilia e che riguarda il ruolo dei corpi intermedi nella società liquida. Con questo evento CNA intende aprire un confronto sui temi e le modalità necessari per essere efficacemente al fianco di chi fa impresa e sulle ragioni di utilità alla gestione dell'impresa che ancora oggi spingono migliaia di imprese ad aderire. Azio Sezzi è il direttore generale di CNA Reggio Emilia. Ma che cosa si intende per corpi intermedi e per società liquida? Per corpi intermedi non c'è una definizione assoluta, ma si tratta di tutti quei soggetti che stanno sostanzialmente tra le istituzioni e i cittadini o le imprese. Quindi parliamo delle associazioni di rappresentanza, delle imprese, parliamo dei partiti politici e parliamo dei sindacati. Per società liquida intendiamo, si riprende diciamo, uno slogan di un sociologo importante, Bauman, e intende proprio dire che i legami, le relazioni all'interno della società diventano liquidi, diventano acqua, si perdono i legami forti, si indeboliscono e in qualche modo i diversi soggetti sociali non hanno più punti di riferimento a cui appoggiarsi. Voi avete fatto un sondaggio al vostro interno tra i vostri imprenditori, circa 150. Quali sono gli esiti di questo sondaggio? Ma sostanzialmente abbiamo provato a chiedere poche cose per capire qual era il sentimento che in questo momento attraversa i nostri associati. E abbiamo chiesto quali erano i fattori interni ed esterni per questa crisi della rappresentanza che è in qualche modo conclamata. Poi abbiamo chiesto loro quali erano le ragioni che li legavano in questo momento all'associazione e quali potevano essere a loro parere gli strumenti per recuperare forza da parte dell'associazione. Quello che prevale però è proprio la crisi della rappresentanza in generale e anche il tema della disintermediazione da parte della politica, cioè il tentativo della politica di rifiutare questi corpi intermedi, appunto questi soggetti che rappresentano e che organizzano i bisogni dei singoli cittadini e delle imprese individuali per tentare direttamente con loro la relazione. Questo a nostro parere non è un elemento positivo perché invece di diminuire la frammentazione che dicevamo la fa crescere. Dopo abbiamo chiesto che cosa vi lega in questo momento. Prevalgono i servizi, ma è anche molto forte il tema della rappresentanza. Abbiamo chiesto come possiamo uscire insieme da questa situazione ed emerge forse il dato più interessante, attraverso le relazioni tra imprese. Quindi le imprese, pur in questo momento così difficile, così liquido, così individualizzato, chiedono all'associazione di rappresentarle e di metterle in contatto tra di loro. Giorgio Lugli è il presidente di CNA Reggio Emilia. Il piano strategico 2018-2021 di CNA ha un titolo sintomatico, contano le imprese. L'abbiamo intesa come utilità, prima parola diciamo d'ordine, e integrazione. Ne parleremo stasera, i corpi intermedi stanno un po' cambiando e le imprese obiettivamente hanno bisogno di utilità. E utilità la decliniamo proprio con l'integrazione che è il nostro sistema associativo, diciamo così, in cui possiamo integrare veramente i sistemi che vanno dalla mera applicazione dei servizi fino alla rappresentanza ai più alti livelli, abbiamo qua il segretario generale nazionale. E in questo modo contiamo di poter essere utili ancora una volta alle imprese a 360 gradi, partendo dal presupposto che a volte, ragionandoci bene, un buon servizio è rappresentanza e una buona rappresentanza è un ottimo servizio. Noi abbiamo incontrato 150 imprenditori, abbiamo partecipato io e il direttore a 22 tra direttivi di unioni, territori, raggruppamenti e abbiamo ascoltato le esigenze delle imprese e abbiamo elaborato questo piano di cui parlavo prima. C'è anche il segretario generale di CNA, Sergio Silvestrini, qua a Reggio Emilia per questa iniziativa che riteniamo sia molto importante verso gli associati CNA. C'è l'assoluta necessità di rivalorizzare la rappresentanza sociale, i corpi intermedi, che hanno una funzione fondamentale di connessione fra il decisore politico e il cittadino, fra il decisore politico e l'impresa. Senza corpi sociali, senza tessuto connettivo, nessun organismo ce la fa a vivere. Siamo il tessuto connettivo di questo Paese. Poi naturalmente c'è chi lo fa bene il tessuto connettivo, c'è chi lo fa meno bene. Noi pensiamo di farlo molto bene come c'è. Massimiliano Panarari è sociologo della comunicazione.
Lei come vede questa iniziativa di CNA? Mi sembra un'iniziativa molto positiva, perché il tema della crisi della rappresentanza e delle difficoltà dei corpi intermedi aleggia da tantissimo tempo e in qualche modo il toro bisogna prenderlo per le corna. Per cui, oltre a in qualche modo sentire gli effetti negativi, gli effetti nefasti, la possibilità di discuterne in maniera aperta e con una serie di proposte costituisce secondo me un avanzamento di passo. È bene opportuno che a partire da Reggio CNA avvii questa discussione, che è una discussione rivolta e aperta anche all'altra articolazione, alla galassia dei corpi intermedi che nella storia reggiana e emiliana in generale vantano forti radici e un importante processo di costruzione di coesione sociale, oggi per l'appunto reso più difficile dalla disintermediazione, dalla modernizzazione, anzi dalla postmodernizzazione, dal cambiamento degli stili di vita e anche più in generale dalla crisi del modello emiliano e della politica. E quindi il fatto che da un'associazione in termini aperti, positivi, si cominci questa riflessione anche per l'appunto con una serie di potenziali ricette, può essere una sorta di innesco che poi anche a livello nazionale, innanzitutto a livello regionale e a livello nazionale, possa dare risultati e possa condurre per l'appunto ad una riflessione più generale e magari anche ad un tentativo di organizzazione comune, pur nella differenza e nella diversità di interessi, per cercare di reagire alla disintermediazione. Luca Vecchi è il sindaco di Reggio Emilia, da CNA Reggio Emilia parte questa iniziativa. Dal vostro punto di vista qual è la situazione? Beh, intanto noi siamo sempre stati un'amministrazione tesa a valorizzare il dialogo, il confronto con tutti i corpi intermedi, dalle associazioni di rappresentanza economica alle associazioni sindacali, e questo anche nella convinzione che le più importanti decisioni che riguardano un territorio, che riguardano una città, debbano nascere da un percorso di confronto, di dialogo, anche di mediazione. Io non credo che la mediazione debba essere considerata una sorta di compromesso al ribasso. Noi viviamo in un'epoca che rischia davvero di accelerare processi di dissoluzione sociale, di rottura dei legami sociali e di comunità. E è in crisi il concetto di rappresentanza nel modo in cui storicamente lo abbiamo vissuto, e credo che lavorare insieme da una parte le istituzioni, dall'altra parte i corpi intermedi, per ripensare il nostro modo di lavorare e di incontrarci, di dialogare, sia comunque un percorso metodologico e politicamente rilevante per tenere unita una società.